Let's catch up. Grazie. Nakakatuwa kasi ieri quando te l'ho chiesto, avevi subito il catch up? Sì, perché da una parte ero già fuori di testa, cioè ero il jumping. Sì, è vero, infatti ho detto, ma alam niya kaya yung sinasabi niya. Però prima di cominciare, kahapon na isip ko, kailangan natin sabihin una cosa. Questa sarà la prima conversazione ever na meron tayo da quando sei il ragazzo, sì, di Rina. Già. Quindi pwede natin i-confirm na hindi tayo ganun ka-close. And literal catch up talaga to. Sì, anzi, nonostante tutti gli anni, ngayon lang tayo magka-catch up, diciamo. E quindi è chiaro, sarà un rapporto la ragazza, cioè l'amica della ragazza e il ragazzo della mia amica. So, obvious naman, ako, sa atin dalawa, ako yung madaldal. Sì. So, in teoria, yun din talaga yung naunang impression sa'yo na tahimik. Pero, kung ikaw yung tatanungin, tireputi tahimik talaga? Or, depende sa sitwasyon? Depende dalla sitwasyon. Pag marami tayo, pwedeng joker ako, maingay, gano'n. Pero pag tipo adesso, no? Pwede akong maging madaldal o... Meron tayong guess? Hindi naman, cioè... Dipende dalla situazione alla fine. Infatti, pag, alimbawa, a gruppo è più facile. Sì, è più facile scherzare, parlare, così. Sì, kaya nga siguro hindi tayo lagi yung nagtatagpo perché è molto più aperto a tutti yung usapan. So, yung pinaka-topic natin, diciamo, o yung mga mapapag-usapan natin, sono le situazioni sicuramente as tayo. Niente di molto esterno. Anzi, pagkakataon siya, anche se ilan taon na nga kayo, na kayo? Tre. Bravo. Baka magkamali ka man ang sagot eh. Tre, nonostante fossero yung tre anni na yon. Actually, mansari nyo ngayon. Sì. Pero, mansari. Fati, narealize ko siya perché io mi ricordo yung mga mansari. Oh, sana all. Sana all. And, so yun, parang pagkakataon siya umpo per mabawi yung time na hindi nga tayo nagbabanding na, diciamo, yung singularmente, individualmente na pag-uusap. Eh, ito yung gusto kong talagang tanungin. Unang-una wala sabi ko, tatanungin ko na to. Gaano ka-importante sa'yo yung suporta ng isang kaibigan, ng girlfriend mo, sa relationship nyo? Ah, oh, che bella domanda. Sempre, non so, importante perché... Ano, parang... Cioè, considerando che ne hai tre. Sì. Ne hai tre in questo caso. No, parang nel caso magaway kami. Ano, ay... Meron siyang tatakbuhan, kakusapin. Quindi ci sta certe volte che may mga tunay na kaibigan talagang handang tumulong sa kanya. Poi per la compagnia anche, perché... Ma tipo quando, sicuro non sa simula, no? Che sapevi che parang conoscendo una, parang whole package na tutto, o per te è stato anche okay lang din ganun? Cioè nel senso, andava uguale? No, non è uguale, sai? Perché, come ho detto,
ci sta conoscere altre gente al di fuori della propria ragazza. Cioè, io sinceramente volevo avere questo momento, cioè, time lahat proprio del gruppo JDrap, no? Anche per conoscervi di più, parlarvi. Sì, ultimamente ho avuto questa idea anche. Che poi, sì, però io andavo mai trovavo fuori Torino, è un po' difficile trovare il tempo. In effetti una cosa che parang na influenza kanya yung mga rapporti è che avendo tu diciamo cominciato quel percorso na nagtatrabaho, hindi nga siya yung parang mas madali na makilala and makabanding. Infatti minsan lang tayo mag-usap. So, anche diciamo non era nemmeno non era hindi siya din naging big deal na parang kailangan siya makilala ganun. È stato Era difficile. se ci vedevamo, ma Sì, ci così, facevamo sì, bastare infatti. quello e finiva così. Ma Magari ci fosse prendevamo qualcosa alla svelta, poi devo andare al lavoro. C'è un particolare magari momento in cui hai pensato che avresti voluto di più? No, sì, certamente, sì. Parang gusto kong sulitin yung pagkakaibigan natin. Perché io non esco tanto, quindi solo i pochi amici, diciamo, pochi, con cui parlo, con cui esco. Cioè, magari yung tipo fare queste cose qua, let's catch up così. Rapirmi anche. May naisip ako, diciamo parang may scenario, no? Facciamo finta, ovviamente mga taon na nasa relationship kayo. Sì. Pero facciamo finta na nasa ligawan stage pa lang, no? Ok. Yung diciamo pantay-pantay lahat tayo ng magkakilala, yung walang mas malalim respecto ng altro. Ano yung mga qualities na feeling mo may impress mo kami? Proprio per parang ipapakita mo na karapat dapat ka, ganon. As a friend ng nililigawan mo. Secondo me pagiging semplice ko, perché non ho molti, come dire, aspetti, pure, non so prei. Kumbaga, kung may mga tao na mas madali sa kanila mag-flex Ah, ng madami bagay sa yung simplicity, yun yung sì, pina-flex mo. perché ci sta. Wala akong masyadong, ano, wala akong masyadong arte, parang ganun. E invece, ad esempio, mga curiosità Mimbawa, hindi ka namin kilala, come ti presenteresti? Giusto per dire, guarda, io, cioè, se dovessi poi continuare una relazione con lei, sarei in buone mani. Anoko, hard working, masipag, quando vuole. E poi parang mai care di naman kahit hindi ko pinapakita. Cioè, Ah, ok. hindi ako showing tao. Siguro, cioè, un gioco di parole, si vede na hindi ka showy. Sì. Yun nga, però secondo me, conoscendo Rina, nag-match nga kayo doon kasi hindi rin siya ganun ka-showy sa lahat ng aspeto. Minsan nga nag di kami nakakapagkamalang ano mag-boyfriend girlfriend sa sobrang distanza namin quando Sì, siamo. ito sinabi ko to kay Rina, che soprattutto all'inizio, no? Yung hindi ko ba alam na parang nag-uusap ba kayo? Perché sabi ko, paano yung pinagsama mo yung dalawang tahimik? Sì. Però sicuramente nel vostro meron Sì, sì, kayong sì. nag-match. E è quello che conta, tanto siya naman yung makakasama mo. Oh. E,
nabanggit mo na hardworking nga. And yun nga, nagwo-work ka, kaya nga iba yung percorso kay fatto. Perché comunque, kung bibilangin natin yung kwanti anya vevamo nung nagkakilala tayo, mga 16 pa lang kami. Mas bata kami ni Rina. Eh, sa 16 years old, stare, conoscere qualcuno na nagtatrabaho na nakasabay mo, non è molto, diciamo, facile sa mga schedules. Lalo na kung may mga misunderstanding, nun may tutto il tempo per affrontarli. Nakakaingit din kayo pag no. nagtatrabaho tapos kayo pa, banjing-banjing lang. E questo è il prossimo argomento. Infatti, yun nga, maaga ka naging breadwinner sa family mo per diversi motivi. Ikaw yung, diciamo, nagpo-provide sa family. Da un paio di anni ormai da questa parte. So, diciamo, da quanti anni? E poi, se riesci a condividere... Cosa ti ha insegnato essere un breadwinner della famiglia? Lavoro da quando avevo 16 anni. Però non perché, sai, 16enne, non è che pensi già... In full time? Sì. Quindi ho fatto il cameriere, poi da lì... In Ayawanko, perché boh, 16enne, pensavo solo a cazzeggiare, giocare, andare in giro. Poi da lì ho avuto esperienza già, piano piano ho fatto lavapiatti fuori Torino con mio zio, al ristorante di mio zio. Poi anche lì piano piano ho fatto cucina, poi sono arrivato al sushi. In quegli anni, guarda, dopo già la parte del mio stipendio a mia madre, perché già lavoro solo io a casa ora, perché abbiamo avuto questi problemi di famiglia, di salute. Non tenai, avevi una sorella palanno. Sì, sì. E poi andando avanti la seconda. Bella buonasera, Mayon. Però là che si la dai il, almeno a chi la nella yung no entrate nella, perché io da piccolo no dico cioè a chi la lo cosa però dico c'è una casama lo ma con da solo nel senso si mamma lang ano ko na naging tatay at nanay ko kami lang dalawa con miei nonni. Anche lì quella fase di crescita è un po' così così per me, perché non avendo un papà che ti sopporta, è stato molto difficile, cioè mi sentivo solo, e poi naiingit ako sa iba pag kasama nila, nakapaglaro nila, nakapag bonding sila. Sì. Ma mamma? Hindi siya sumuko sa akin, cioè talagang pinakita niya na kahit wala yung papa mo, andito para maging tatay mo din. Parang è stato molto di aiuto mamma per la mia crescita. Si ti ha formato quello che diciamo sei stato poi anche non nagtatrabaho ka na, e parang sempre... La figura maschile non ti è stato, diciamo, dato durante quegli anni lì. Sì. È stato molto difficile, però... Però... sì. E, infatti, yun nga, pag sinasabi nag-work, kasi a un certo punto naging common na nagtatrabaho yung mga kabataan. Sì. Pero yung storia mo kasi è proprio ikaw yung... nagiging breadwinner. So, parang yung sweldo na sinabi mo na cominciavi a dare famiglia, eccetera, è stato un richiamo importante per te? Parang nakita mo na lang siya? O, diciamo,
a un certo punto volevi tipo, però io lo voglio tenere per me, bah, ecco poi bibigai. No, forse perché nakita ko yung hirap na nararamdaman ni mama. Kaya per me non è stato difficile dare così. Minsan nga, nung baguhan pa lang ako sa trabaho, guadagnavo cinese come cameriere 50, no? 2 giorni. Me? E sono durato solo quei Sì. 2 giorni. Sì, Dek! l'ho dato così, Lugen mamma Luge! che, sì. E poi niente, poi da lì, come ho detto, sono cresciuto, ho avuto più esperienza, da lì medyo tomas na din yung kita, Saldo. sì. Ah, saldo. E tipo adesso, nakapagbayad ako ng bahay na namin. Poi per la spesa, tutte quelle cose là. Così, parang wala lang sa akin. Parang ayos lang sa akin na tumulong, di ba? Sa nanay. Perché almeno lei devo ricambiare yung ginawa sa akin ng mamma ko. E questo comunque, cioè, a 16 anni che hai cominciato adesso, non, se non vuoi dire quanti ne hai adesso, facciamo i conti. Around ilang years na yon? Quanto tempo fa era questo? 4-5 anni. So, for 4-5 anni. Ma in casa, diciamo, oltre al discorso tuo particolare, Nagata on Father's Day è dietro all'angolo, cioè quello internazionale, in Sapinas e Chapas America, perché in Italia ormai abbiamo dato. Based sa mga, diciamo, kwento mo ngayon, sa mga pagsubok na narating, na binigay sa'yo ng buhay, etc. Pag tatawagin yung figura mo nella tua famiglia, bukod sa pagiging anak, pagiging kuya, parang ikaw na din yung padre di famiglia, Sì, diciamo. diciamo. Soprattutto dalawang babae yung kapatid mo na Oh. bunso. Quindi, talagang, Aia. oltre che kuya, Eh sì. tatay na tatay din ang Oh. dating. Parang, hindi ka pa naman talagang tatay sa ngayon. Pero, if pag-uusapan natin in onore di Father's Day, etc., ano yung mga bagay na, if ever, tatanungin ka, no? Alam mo ngayon na kakailanganin ng kahit sinong anak? Or, ano yung mga bagay na alam mo din na hindi dapat mawawala sa isang relasyon padre e figlio figlia. A dire il vero io non lo so, perché come ti ho detto, sono cresciuto senza papà. Però in base alla mia esperienza, alle mie sorelle, gusto che bigay sa kanila yung hindi ko na naranasan. Kahit yung papa ko nasa ospital ngayon. Sì, yung Sì. si Tito, Mio il papà secondo delle papà, due sorelle. sì. Gusto ko yung parang gumanap na parang tatay nila. Almeno educarle così, giocare con loro. Perché io da bambino non l'ho avuto questa cosa, questa esperienza. E quanti anni hanno le sorelle già? Allora, la seconda 10 anni e la un bunso 5. Madonna, 10 anni ma palese. Sì. sì, è un periodo difficile se non c'è Sì, qualcuno per loro. creo gusto con ipakita sa kanila na yung hindi ko naranasan sa inyo ko ibibigay. Ad esempio, ano yung pinakaalam mo di più specifico na kailangan na pag ikaw din naging tate un giorno, io sarò quel tipo di padre lì. Non
Nakabonding palagi yung anak nyo. Siya, sa mga tatay po dyan ngayon, alagaan nyo po yung mga anak nyo, perke. Eh, huwag nyo silang pababayaan. Semplice, ma yan. Dice tante cose. Solo una parola perché dico ma explain. Sì, immagino. Ma tutto sommato care lang sa family. Che rispetto ad una madre, il padre, se gli chiedi questo, non è scontato. Non è scontato. Boh, diciamo che in poche parole che tu hai detto adesso, nonostante tu sia un shy type, eccetera, no? Mi pacca shy type. Sì, sì. Però diciamo che non vuol dire che sei vuoto dentro. Tahimik ka lang sa labas, ma dentro sei pieno di storie, di insegnamenti della vita. Possiamo dire che c'è tanto in te che può essere interpretato male. Io per prima tante cose non mi arrivavano, cioè è difficile se non ci comunichiamo, ah, no? Sì. Infatti le domande che ti ho fatto oggi sono state quasi per tirare fuori chi sei, non tanto un'intervista su Kuna non pa kailangan patunayan, cioè non, wala ka naman dapat patunayan sa akin, anzi, per carità. Però è anche un, diciamo, una rivelazione per noi, as friend, na, cavolo, la mia amica sta con qualcuno così. Quindi ti voglio ringraziare per il tempo che, no, grazie a voi. Che ci stai, che ci hai dato. Sì. E infatti in questo episodio di Catch Up è particolare che se hindi kami lahat. Sì, poi tra tutti quelli che potevano fare l'intervista l'ho fatto io. So Yunga è stato un, diciamo, one to one. Sì. Spero, bello, spero che bello. Non ti ho messo disagio. No, io mi sono divertita. Sì, anche io, guarda, mi sono anche aperto perché non mi apro facilmente con le persone. Mm-hmm. È stato un bel momento ora. Mi sento più un po' leggero. Più leggero, sì. Più sollevato. Sì. E allora per oggi è finito. So, let's catch up next yes. time, Ulet. Posso dire solo una cosa? Sì, sì, vai, vai, vai. A tutti i padri, buona festa del papà. Happy Father's Day. E a voi figli che avete questa fortuna di avere un papà in casa, abbracciateli per favore. Oh. E boh, ciao a tutti. Da this girl per la manna po'. Grazie Alex. Grazie a voi. Oh, che bello.